Ma io questo non lo so. Cioè, è questa la verità. No, mo veramente impazzisco forte. Spacco tutto. Come si tolgono? Non Non sai come si lo tolgono le so. Non lo so come si devono togliere. Allora non so come si unghie. staccano. No, dai, mo veramente mi metta a Ma non piangere. c'è un Toglimi sto scempio sorgente. dalle mani. Fermi tutti, prima che inizi il video abbiamo una cosa veramente importante da dirvi. Vieni, amore. Ragazzi, finalmente è arrivato il momento di svelarvi quello L'arcano che è mistero. Vi mistero. abbiamo detto nel video di Akinator che avremmo iniziato degli eventi. Esatto. Ed è arrivato finalmente il momento di svelarvi dove ci potremo incontrare. E ce l'avete chiesto in tanti, ma ci vedremo mai? Farete qualche evento? Ci sarà occasione di Tantissimi. incontrarvi, di conoscersi, no? Ci è arrivata un'opportunità e noi l'abbiamo colta. Abbiamo colto questa opportunità. Dove e quando vogliamo sapere? Adesso. Allora, ragazzi, tenetevi forte, eh? Tenetevi forte perché vi aspettiamo tutti. Faremo parte delle tre tappe di Marlou Friend Store. Che cos'è e dove sono? Praticamente, ragazzi, ci vedremo. Segnatevi le tappe, le scrivo qua, poi vi metto una locandina. Ci vedremo a Novara, e proprio ci ha preso nel cuore questo posto perché si chiama Centro Commerciale San San Martino 2, Martino. cioè un posto, un centro commerciale che si chiama San Martino, non potevamo non andare, quindi ci vediamo al Centro Commerciale San Martino 2, sabato 22 ottobre, dentro il negozio, lo store di Marlou, quindi vi aspettiamo tutti lì alle 4. Evento gratuito, facciamo le foto, ci vediamo, ci abbracciamo, ci divertiamo. Mentre domenica, quindi subito il giorno dopo, andiamo giù, andiamo verso Roma, precisamente ad Aprilia, centro commerciale Aprilia 2, sempre alle 16, dentro il negozio di Marlou. Quindi ci vediamo lì. Ci abbracciamo, facciamo le foto. Tutto quello che volete, tirate i capelli a Sara, quello che volete. Infine, per gli amici di Verona, saremo alla Grande Mela. La Grande Mela, sempre dentro il negozio di Marlou, lo store di Marlou. Ci vediamo là il 6 di novembre. Quindi, Tutti uno ragazzi, dopo l'altro ci vediamo. Roma, Novara e Verona, amici Space Familiani, vi aspettiamo numerosi. Iniziamo il video? Amore, quanto sei felice per gli eventi? Tantissimo. È lei quella super felice. Sì, perché non vedrà di È la prima incontrarmi. volta per lei che fa degli eventi, quindi Non è vedrà di super felice e contenta. incontrarmi. Anch'io sono felice, non è che non sono felice io, però lei è super. Momento parleremo dei nostri video. Amica delle unghie. Ci siamo ritoccati. Ci siamo ritoccati. Fai questo. No, questo cuore marcio non lo faccio. Per me il cuore è un'altra cosa. Io il cuore lo faccio così. Lei invece il cuore lo fa? Fai il cuore tu? Questo è il cuore che faccio io. Il cuore che fai tu? Ma cos'è sta P? Ma è una P! Due Eccola. P! Questo è il Non. cuore? Ma perché non è unito il cuore? Perché non riesco a toccarmi le unghie. Dai, mo! No, amo! Mi fai. Smettila, non mi toccare! Sei aggressiva! Dai, tesoro! Dai, lasciami stare. E dammi un attimo le No, mani! non te le do le mani, non ti Dai! do le mani. Salvami tu da questa strega cattiva. Aia! No, vabbè. Non hai mai visto una diva? Non pensavo che proprio così tanto ti dessero fastidio. Mi dà un fastidio. E Ma non non ho te ancora le usato. tolgo. E sono 2 ore che non uso. 2 ore? È peggio della femmina con le unghie. È da 2 ore che non uso il cellulare. Sì, è vero. Però in compenso, mentre lei faceva da mangiare a Martino, faceva da mangiare a noi, perché la mamma è la Piano donna che mi dice migliore. ginocchio. Perché la mamma è la donna migliore del mondo, mentre faceva queste cose. Io sono riuscito a giocare alla Switch. Perché la Switch la prendo così, guarda, così. La semplicità. Poi qua c'hai gli analogici.
e sono riuscito a giocare ad Animal Crossing. Quindi questo è l'unico svago che riesco a avere oggi. È bellissimo, quindi non devo fare nient'altro, no, giocare mo, sulla no, Switch, non vale. Così vado avanti e divento più forte di te. Oh! Aia, l'orecchio, amore. Aia! Oh, mi fai male. La unghia. Aia, amo, ti prego, lasciami le unghie. Aia, ti prego, amo, mi stai facendo malissimo. Allora, giura che non giochi più Animal Crossing. Non gioco più, non gioco più. Ok. Aia, amo, mi hai fatto malissimo. Bacio della fortuna. Bacio anche a mamma. Quale è questo? Ha appena mangiato, è ancora tutto sporco. E adesso ti facciamo un bel bagno fra poco. Abbiamo mangiato, abbiamo preso il caffè. Martino sta dormendo e adesso... Ah, niente, lui ancora gioca alla Switch. Ma a me serve una cosa che non trovo, devo andarla a cercare. No, infatti, hai visto da qua, mi hai visto. Io volevo dirti che... No, mo mi è caduto. Dai, no. No, ti giuro, mo mi... Guarda che caso. Comunque prima mi sono messo questa felpa, raga, non vi dico la difficoltà per mettermela. Ma tu ci riesci? Sì. Con le unghie? Sì. Veramente? Vai, sì. Secondo me è difficile, però per una... Devi essere solo un'esperta di unghie. Tipo così, penso. Vai. Ma tu sei in giro, ok? Tu sei in giro, stai, devi correre, sbrigarti, tipo i minuti contati, ti cade la monetina e come fai ad alzarla? Usi la strategia dell'attaccamento. Oddio, guarda. Testa grande, amore. È una moneta rara. Oddio, prendila, corri, che i minuti contati, mo. Dai, hai i minuti contati che sta per partire il treno, se perdi quello non sai più come tornare a casa. Non sai più come tornare a casa. 3, 10, oddio, 9, 8, 7, 6. Vabbè, ma che... Ma che vai in giro così, però? Non puoi farlo in giro. Ah, senti. Ma non puoi farlo in giro. Non ci riuscivo con le mani, amo. Vabbè, basta. Da. Monetina, vabbè, basta. Vabbè. Dai, amo, oddio, dai. Oddio, mi è caduta. No. Non si usa quella tecnica perché in giro non è possibile. Quindi vai. Me l'avrebbe già rubato qualcun altro. Posso sfruttare il pavimento? Ma non c'è il pavimento. No, allora sei proprio... ma non c'è il pavimento. STRO in giro. Anza. Come fa? Dai. Vai. Tu hai fatto così. Con una nonchalance. Con una nonchalance ha fatto così la tirata. Dai, amore. Oh. No, la devi prendere. Vai. Non ce l'hai fatta. No, l'ho lasciata apposta, non mandava di... Vai. Fai. Vai. Vai, prendila in qualche modo. Aspetta. Oh. Aia, mi fa male, amore. Vai. Vabbè, 3 anni. Ci metti troppo, amore. Ma guardate la sua faccia, quanto è concentrata. Ah, ce l'ho fatta. Da. Ce l'ho fatta. Musica di trionfo. Ti giuro che canestro. Se tu volevi farlo non canestro. Ci riuscivi. Ho fatto canestro nella scatola. Esattamente al centro della scatola. Dai, che cos'altro devo fare in questa giornata? Allora, vabbè. Posso provare a usare il cellulare? Vai, prova a usare il cellulare. È vero, perché sei già prevenuto che non ce la fai. Dai. Prova a usare il cellulare. Vai. Aspettami qua, vado a prenderlo. Così, stai che mani introncate, eccolo. Ok. Questo Vai. È il mio cellulare. Vai. Ok, allora. Accendilo. Sblocchiamo. No, come se devi chiamarmi, chiamami, vai. Questa è la missione, okay. Chiamami. Ok. Guarda che bello spawn. Noi a Stone Age. Meno male che c'è il Face ID. Ok. Ora devo chiamarti. Vai. Oddio, posso fare quella cosa che fai tu?
Devi chiamarmi, amore. Vai, vai, corri, corri, che Martino serve il latte e te lo devo portare, sono all'altra camera. Ci ho fatta. Ah, allora scrivimi, scrivimi. Ti scrivo un messaggio. Vai, scrivi un messaggio. WhatsApp. Ok, oddio, vai. Faccio quella cosa che fai sempre tu. Vai. Il rumore delle... Addio, ma fa malissimo. Cosa devo scrivere? Scrivimi. Ciao, ciao amore mio, ciao. Ti amo tantissimo. Amore mio. Esib. Esib sarebbe Visa al contrario. Ti amo tan rane. Tan rane? Ti amo rasane. Ti amo. Dai. Rasane. Ah, scrivo ciao a Xiao. Ma no, ma c'è il T9. Ma tu sei falsissimo, Ma tu sei falsissimo, ma c'è il T9. Ciao a tutti. Benvenuti in un nuovo video della Space Family. Gira la testa. Aspetta, veramente mi gira la testa. Ciao a tutti, ben frn in nuovo video e il del il le spade il Raimepu. Era benvenuto in un nuovo video della Space Family. Vabbè. Perfetto. Vabbè, comunque me la cavicchio. Cioè, ovvio, devo andare piano per fare ogni cosa. Quando messaggia lei questo. Ogni volta si arrabbia e dice: basta con questo rumore. Così si sente, così si sente. Fastidiosissimo. Te lo faccio sentire, te lo faccio. Vai, sentire. Guarda. Il fastidio di questo rumore questo non ha eguali. E comunque a me non fa tanto quel rumore lì, perché le tue sono più dure, sono più resistenti. Le mie sono della mutua, sono tutte marce, tutte brutte. Ma sì, le pagate 3 euro per gamba. L'hai preso. Successo? Oddio, raga. Come hai... No, adesso non so. Come hai fatto a attaccarti l'orecchino? Andare a fare così, capelli. Ti sei staccato l'orecchino? Mi sei rimasto. Oggi sta succedendo delle cose un po' troppo... Vero? Troppo strane. Oddio, ma ok, che cosa... Ma non è che mi sei staccato qua il lobo? No, perché ne hai due? Da quando ne hai due? Ho sempre avuto i due. Adesso cos'altro potrei fare, amore? Sai come guardi? Non smetti. Ne metti uno, quindi penso che ne hai adesso, uno. Adesso... Cosa potrei fare? Qua. Torna subito. Cellulare... Cellulare, alla fine me la sono cavicchia. Pensavo peggio, quindi posso usare il cellulare. Oh, vi giuro, non ho usato il cellulare tutto il tempo, perché tanto riesco a usarlo. In realtà un po' riesco a usarlo, quindi posso usare il cellulare. Ho fatto un po' di detox dal cellulare per qualche ora. Adesso chissà che cosa mi farà fare. Vado a ritoglierla comunque. Come tutti sappiamo, quando una ragazza si mette la crema, c'è un modo specifico per prendere la crema. Ma sicuramente tu non lo sai. No, penso di sì, perché ti guardo quando mi prendi la crema. Io ti osservo sempre, amore. Dai, guarda. Dammi. A parte è fatta ad aprirla già. Vai. Ma tu non la apri così. Perché io sono così? Togli ste unghie marce da davanti allo schermo. Sta con le unghie così. Questo video è un'unghia unica, guarda. Questo video è un'unghia. Ma vedi un po' come si vede tu con le unghie marce. Vai. Ora faccio come fa lui. Amore, mi che cremina. Dove la vuoi, amore? Ti la faccia. Ok. Lei fa così, mi sembra, per prenderla, eh? Ah! Esattamente così che non dovevi fare. Come hai fatto? Come hai fatto? La prendi, raga. Non la prendi così. Io ti osservo amore? Aspetta, così. Io ti osservo amore? Veramente? Raga, mi ha appena detto io ti osservo amore? Hai sbagliato, non fai così. No, vabbè. Ah, allora la ripeto. No, ok, ora guarda il perché. Ti sei dato la risposta da solo. Come me la tolgo questa? Esatto. Come la tolgo? No. Con un'altra unghia. E poi rimane di là. Quindi prova a usare l'intelligenza. Con quel... Ma non ci entra. Amo l'intelligenza. Intelligenza. Usa l'hai fatto adesso, in questo istante. Esatto. Davanti. Esatto. Non sotto. Esatto. Esatto. Così. Esatto. It's been a long day without you, my friend. Bene, hai qualcos'altro da farmi fare per... Come pulì? Ma poi. Certo, con qualcos'altro. Hai sbagliato anche questa. Ah.
Guardate quanto è. Guardatelo, cioè si vede proprio che non... Che non ho le unghie normalmente, sì certo, tieni Amari, grazie. Grazie, guardate grazie, quanto grazie. Tutto l'ercio, zozzo, tutto marcio. Ok, va bene. Non ha sorpassato neanche questo livello, quindi procediamo al prossimo. Se la di, come bella la di. Grattini, grattini addosso, mo. Quelli che dovresti farmi tu ma non mi fai mai. Ah, bruttissimi, a me non mi piacciono i grattini, solo a te piacciono. Ma solo a me, solo raga, perché, tutti amano i grattini. Ma lo sai perché, ve lo dico io la verità raga, è palese. Allora io sono molto spiccia spiccia, secondo me la cosa dei grattini no, è perché la parola è bella e quindi uno fa i grattini. Ma che rilassa. Ma tu sei fuori proprio, Decapesa. Sei fuori Decapesa, raga, chi vuole venirmi a fare dei grattini me lo scriva qua sotto. Aperte le selezioni, Space Emiliane. Oh, un mazzo. Non essere gelosa se con le altre ballo il twist. Non essere gelosa se con gli altri ballo il rock. Piccolo Space Emiliano. Ok, amore, dove sei? Vieni qui, registra. Adesso la prossima missione è di chiudere. Vuoi saperla? Sì. Amore! Amore, ma perché mi devi bagnare? Ma io non capisco, ma perché mi devi bagnare? Ma già sto tenendo le unghie tutto il giorno, in più mi devi bagnare. Io non so. Raga, vi giuro che prima o poi, prima o poi... Prima o poi me la pagherà, ma sul serio. No, veramente, lasciami stare. Cioè, allora, guarda che giornata brutta. Allora, proprio. Passiamo allo step ancora più difficile. Tanto, qua non ha vinto niente. Oh, vediamo se... però è utile per scaffalarsi. Dai! Guarda, amo. Sei pronto? No. Il prossimo step è ufficialmente chiudere una camicia. Chiudere una camicia? Esatto. La vedo molto difficile per te. Va bene. Chiudimela. Ah, addosso? Certo. Siamo a una riunione e tu devi chiudermi una camicia velocemente perché no, il perché capo sta arrivando. Perché sta entrando arrivando. Il capo e devi esatto. essere normale. Esatto, amore, ti prego. Io sono con le mani legate dietro perché qualcuno mi ha sequestrato prima di venire qua al lavoro. Sequestrato? Sì, prima di venire. E mi ha legato le mani, vai. Vai, amore, ti prego, corri, urgente. Fissura, mi viene la cosa di staccarmele. Mi dà fastidio. Vai. Vai, vai, amo, corri, amo, sta arrivando il capo. Mi licenzieranno e non potremo più vivere una vita insieme. Io dovrò vivere in un altro paese. Prego, amo, dovrei vivere in un altro paese. E vattene. Amo, non ci riesco. Dai. No, sto scherzando. Dai. Dai, amo. Non ci riesco, amo. Dai. Non ci riesco, vai, veramente. Qua, vai. Amo, non ci riesco, non sto scherzando. Vai, magari mi metto più avanti, così. Ma non c'entra niente, non riesco io. Vai. Non riesco, amo, non ci riesco. Dai, amo. Fai vedere come fai tu. Ma vedi che c'è tutta una tecnica. Dai. Di unghie, pollici, polpastrelli. Di crema. No, senti, non ci riesco. Dai. Dai. Preferisco aver fallito. Non ci riesco. E allora chiuditi la zip. Vai. La zip vedi più fattibile, forse. Vai. Vabbè. Ormai sono andata a vivere un'altra isola di Animal Crossing. Non saremmo più insieme per colpa tua e delle tue unghie. Hai fatto. Tom Nook l'hai fatto arrabbiare. Non vorrei scalzarla. Ma come no? No. Dai, amore, che ci vuole? È una zip. Che ci ho fatta, ci ho fatta. Ah, eh. Oh, mi ero lamentato di Madonna. Allora, senti. Ce l'ho fatta, raga. Ma che è tutta questa cosa bagnata? Perché sono bagnato e ho la crema addosso. Bagnato, crema addosso, unghie lunghe, tomarcio. Comunque... ok, devo dire che anche questa non l'hai superata. Che ti devo dire? Come ultima sfida ho deciso di fargli usare e scrivere una frase con il PC, la tastiera. Sembra facile ma in realtà non lo è. E io devo dirti una cosa, amore.
Tu prima mi hai fatto una domanda, no? Mi hai fatto una domanda, mi hai detto, ma poi io come me le tolgo queste unghie? Ma me l'hai fatta mo', cioè tipo 5 secondi fa, ok? Ma se sono delle unghie che mi hai messo con una colla, Esatto, come ma io me questo non lo so. Cioè, è questa la verità. le tolgo? Ma sei scemo. No, mo, veramente impazzisco forte. Spacco tutto. No, veramente, dai. Cioè, già sto impazzendo. Dai, ma come si tolgono? Come non sai come si tolgono le unghie? Come si devono togliere. Cioè, se sto con la colla penso si staccano, ma poi se stacca con l'unghia No, dai, sola. mo, non dire cavolate, dai, prova a togliermene una. No, mo, mi fa malissimo. Ma prova a togliene una e poi mi dici E come no, faccio a toglierla? mo. Non lo so, ma penso che dovremmo tipo staccarla No, così, mo, eh. mi fa malissimo, ma sei pazza? E allora non so come si staccano. No, dai, mo, veramente mi metto a Ma non piangere. c'è un Toglimi sto scempio solvente. dalle Ma non mani. c'è un solvente. No, mo. Non lo voglio più. Toglimi ste scempie da dosso. Amo, dai, veramente. Che ti ridi? No, amo, veramente. Facciamo prima la No, la fida del PC non la faccio, non me ne frega niente. Amo, vieni, facciamo No. la sfida del PC, ma poi vediamo, magari se le possiamo solo tagliare. Non lo so, perché ci ho pensato anch'io dopo. Cerchiamo su internet. Non si sa un modo per toglierle. Cerchiamo su internet un modo per Non togliere, c'è magari col modo. caldo, col Non phon, c'è un modo con per. la No, non piastra. A c'è un modo per toi. Sono fatte apposta per resistere a tutto. tutto cosa? Sono delle unghie da 5 euro presa da. Ma cosa stai facendo? Mare? Ehi, cosa fai seduto qui davanti a un fungo? Che Amore, c'è? dovrò stare tutta la vita con queste unghie finte dei cinesi. Questi brillantini che manco una bambina di quinta elementare, cioè. Ma amore, ti giuro? Non so come toglierle. Amore, ti giuro che io non so come si tolgono. Cioè, non lo so, non ne ho la più pallida idea, ma sono seria, eh. Non L'ho lo so. capito. Provo a sforzarmi, a provare a toglierle. Guarda, ti stacchi l'unghia Dai, sotto. amore, non dirmi queste cose, Ti però. stacchi l'unghia E ma sotto. allora mi dai una mano, me le hai messe tu, adesso mi dici come mi aiuti a toglierle. Cioè, sta colla non può essere una colla dei muri, dai. Secondo me sei un po' arrabbiato. Amore, ma chi se fa? Raga, guarda. Madonna, chi è sensibile non guardi. Ai, mi fa male. Vai, prova. Oh, fungo, fungo, Ma dici guarda tu. me, non guardare il fungo. Buonasera. Come sta? Salve. Non ci siamo mai conosciuti. Come si chiama? Piacere. Valentino. Sara. Grazie. Hai visto? Sì. È vero, è vero. È vero. È Sì. vero. C'ha 8 mesi. C'ha 8 mesi, è piccolino. Two hours later. Ah, ok. Allora poi ci racconti Poi tutto. ci racconti. Much, much, much later. Nata. Buona giornata. Togliamo ste unghie. Amo, Sto andando veramente. innanzi, Amo, te amo. lo Di giuro. caccia. No, raga, non Amo. è finto. Io Io non so voglio togliere veramente le come si unghie. tolgono. Proviamo il phon. Ma il phon ti Cerca fa su male, internet. ti Amo, cerca su brucia. internet. Vai, cerca su internet. Ah, certo. Cerca su internet. Cerca metodo per togliere le unghie finte. Amo, toglimi queste unghie, mi sta salendo la. Veramente? Sì, mi dà un claustrofobia. Sapere che non le posso più togliere mi dà fastidissimo. Toglimi queste Come togliere unghie finte, unghie. metto. Sì, ci deve essere un modo Unghie per togliere finte, le eccolo. Unghie incarnita. unghie. No, che incarnita, non è incarnite. Ma hai messe tu, sono le unghie. Che c'è? No, dai. Andiamo. L'unghia finta adattandosi con la pinza e il bastoncino neanche fino a questa parte non si staccherà mai definitivamente. Ma smettila! Puoi sollevare delicatamente un lato dell'unghia finta aiutandosi con una pinza o un bastoncino.
fino a che questo non si staccherà definitivamente. Amo. Amo, te giuro, eh. Amo, toglimi ste unghie. Amo, te lo giuro. Amo, toglimi ste unghie. Me ne ha staccata una, me ne ha strappata una, guardate raga, ho il mignolo libero. Oddio, allora forse ci riusciamo. Sì, ma te l'ho strappata, amore. Ho capito, dai, toglimele, piano ma piano. Te l'ho strappata. L'alzi, l'alzi, piano piano e proprio a toglia. Piano, mo, che mi salta tutta l'unghia. Piano, mo. Sai, quella era ancora da mare, per quello si è torto. Dai, mo, veramente. Che mi avevano detto su internet, dovrei farlo con la lima. Sì. Ma sono solo... Chi ha? Ma cos'è sta roba? Ma che unghia è? Ma guarda che schifo. Guarda. Dai, mo, toglimi queste unghie. Dai, alzala piano piano. E smetti di giocare con la mia unghia! Ti prego, mo, sto soffrendo. È di plastica. Toglimela. Ma come faccio? Prova a alzare un pelino. Aia! Mi fa male. Prova un'altra. Aia! Mo, po, toglimi ste unghie, dai, ti prego! No, non ti bacio! Non ti bacio, non ti bacio più, toglimi le unghie! Non le voglio più! Ce le odio! Basta, smetti! Ma vedi che alza, più faccio così, più si alza, vedi qua? Guarda. Mm-hmm. Prova. Che ti ridi? La vedo dura. Eccola, vedi? Ah, ok. Guarda quanto è diventata brutta la mia unghia sotto. Oddio, un senso di libertà incredibile, mo. Vai, piano piano, togliamole tutte. Questa con la lima devi fare, Sì, sì, dopo mi fai la lima. Tu me la fai. Che c'hai da ridere? Mi dici che c'hai da ridere? Non mi sarei mai aspettata nella mia vita di fare sta scena. Pensa io se mi sarei mai aspettato nella vita di fare sta scena. Smetti di fare sto rumore da crostaceo. Non consiglio a nessuno a casa di provare a fare questa cosa. Ah, se n'è andata anche lei. Oddio. Mai più. Pensa te tu che hai detto 50.000 like e unghie vere. No, ma manco per 100.000. Queste non te le puoi staccare. Queste no, queste non so con la colla. No. Queste sono definitive. Non meno c'è ma, meno male che non sono andato ai cinesi a farmene. Ma meno male. Dovevi andare. Pensa. Oh, oddio, raga, che senso di libertà. Che senso di libertà, belli. Grazie, amore, sì. Oddio, che bello. Oddio, posso. Aia, tu vai, fai via, vai via. Toglimi sto chiamarcia. Non la voglio più. Oddio, che bello. Oddio, è libera. Libertà. Ah, Dio, che bello, mo. Una domanda ti faccio, mo. È cambiato il tuo modo di vedere? Sì. Le che è molto più difficile adesso di quello che pensassi. Sì, che c'hai delle cose marce sopra le tue unghie, difficili da tenere, pure brutte da ma guardare, adesso, pure scomode. Piacciono solo a voi donne, a noi uomini non gliene frega niente delle unghie. Poi se mi facessi i grattini, no, non me li fai manco perché cosa servono i grattini? Non gli frega niente gli uomini delle unghie. Ma che gli frega gli uomini delle unghie? Beh, no. No. Cioè, se hai delle belle mani, hai delle belle mani anche senza le unghie. Sì, ma dico adesso che tu mi guardi con le unghie, è cambiato il tuo modo di vedermi? Un po' con le sì, sì. Veramente? Sì, un po' sì. Quindi adesso apprezzi di più quando ti dico sì, ti prendi qualcosa per terra? Sì, assolutamente okay. Sì. Perché è molto più. Vedi, è una cosa bella, però hai imparato che devi. Ah, allora se ne vanno. Oddio, c'è stato un attimo di veramente di ansia. Sì, è vero. Di ansia che non me le potessi più togliere. Ah, oddio, che bello. Vai, vai, le ultime due. Vai, fai l'ultima volta così, però. Oddio. Ciao, salutate tutti le unghiette. Ciao. L'ultima unghia. 60.000 like, gli metto le unghie sui piedi. Ma manco se mi paghi. Oddio, sì! Sono libero! Guardate tutte adesso le nostre unghie marce bruttissime, mamma mia. Oddio, anche l'altra. Oh, guarda che bello, posso fare così, posso prendere quello che voglio. Posso prendere il telecomando e schiacciare così. Ah, oddio, sì, che bello.
Diamo, bellissimo essere senza unghie. Apprezzo così tanto le mie mani. Prima non apprezzavo così tanto e davo il valore ad avere delle mani funzionanti. Adesso la mia vita è cambiata. Vieni qua, vieni qua. Oddio, sto molto meglio. Oddio, pensavo di dover tenere per tutta la vita. Oddio, ragazzi, noi vi salutiamo. Ci vediamo in un prossimo video dove spero che non mi farà fare niente di distruttivo. 60.000 like, no. Unghie sui piedi. Ma manco, e 50.000 unghie vere. No, sto a letto tutto il giorno, non lo faccio. Ciao ragazzi, ci vediamo in un nuovo video della Space Family. E invece le raccogli di ciao unghiette, vi amato. Ciao unghiette, vi amato. Ciao. Vi voglio unghiette. Anche sui piedi. Vi amato, vi voglio anche sui piedi. Ma unghie lunghi sui piedi. Cioè, come fai? Ma chi? Ma infatti non è una cosa che non succederà mai. Beh sì, delle unghie sui piedi. Per forza. Ma no, ma sto sdraiato tutto il giorno, si mette le unghie sui piedi. Possibile, cosa fai con le unghie sui piedi? Non riesci a muoverti, a camminare. No, sia sui piedi che sulle mani, ma sulle mani quelle. Eh certo, e che divento un Edward mani di forbice. Era Jonathan mani di forbice. No, Edward, che Jonathan mani di forbice. Ma chi è Jonathan?